Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura parliamo di un caso che sta facendo discutere, sta creando polemiche. La scoperta degli 8 casi di positività al Covid-19 di migranti provenienti da Lampedusa e arrivati al CAR di Piane d'Arce di Pettorano sul Gizio. Ne abbiamo parlato col primo cittadino del comune in provincia dell'Aquila, Pasquale Franciosa. Ascoltiamolo. Dal 16 di luglio sono arrivati 12 migranti provenienti da Lampedusa, il prefetto mi ha comunicato personalmente il loro arrivo e l'ospitalità presso il centro accoglienza di Ponte d'Arce, centro accoglienza privato gestito da una società privata. I ragazzi ovviamente sottoposti al test sierologico, così mi è stato riferito dal prefetto, nel centro di arrivo a Lampedusa erano risultati tutti quanti negativi al Covid-19. Comunque, in base ai protocolli sanitari del caso, dovevano osservare la quarantena di 14 giorni in isolamento fiduciario presso la struttura di accoglienza. La ASL locale, la ASL Sulmona L'Aquila Vezzano, con il Dipartimento di Prevenzione di Sulmona, sin dal primo giorno ha effettuato i necessari e previsti protocolli sanitari e quindi monitoraggio dei parametri vitali degli ospiti della struttura, tant'è che non sono stati mai rilevati parametri tipo la febbre eccetera che eccedessero, da quello che mi è stato detto, i 36 gradi centigradi per ogni ospite. Il 23 luglio sono stati eseguiti 12 tamponi nasofaringei agli ospiti della struttura e il domenica 26 luglio sono arrivati i responsi dei tamponi. La ASL mi ha immediatamente comunicato che da questi dati 8 migranti su 12 risultavano positivi al coronavirus. Mi sono immediatamente attivato con il viceprefetto di turno, perché era domenica, per tutte le azioni del caso che deve gestire la prefettura, perché i comuni non hanno competenza in materia di immigrazione. Il prefetto subito si è attivato, ha disposto un controllo costante delle forze dell'ordine. La ASL si è attivata ulteriormente per fare i tamponi anche ai dipendenti della struttura, di cui ancora non conosciamo l'esito. Da un punto di vista politico ci sono anche delle polemiche, polemiche da parte soprattutto della Lega, polemiche rivolte ovviamente a livello nazionale alla gestione, alla ripartizione di questi ragazzi nei vari centri d'accoglienza del paese. Noi abbiamo ascoltato proprio questa mattina il portavoce della Lega della provincia dell'Aquila, Alberto Di Giandomenico. Dalla prefettura dell'Aquila sì, arrivano rassicurazioni, ma sono rassicurazioni che noi non comprendiamo, perché quando questi immigrati sono sbarcati a Lampedusa, perché sono immigrati di Lampedusa, quando sono sbarcati non gli è stato fatto alcun controllo, cioè quando tu sbarchi dovrebbero farti il tampone, dovresti passare la quarantena lì e nel momento in cui attesto la negatività del tampone, allora posso ridistribuirti nelle città italiane come quella di Pettorano. Non posso fare il contrario. Noi abbiamo due ospedali, uno di Sulmona e uno di Castel di Sangro, che non sono ospedali Covid. Quindi c'è anche il rischio, quindi che non ci sono reparti apposta per i malati di Covid, c'è anche il rischio di che qualche immigrato, come è successo l'altro ieri sera, ha avuto un problema e l'hanno preso da questo stabile e portato in ospedale. Era un malato Covid. Sì, hanno adottato le precauzioni, ma è sempre un pericolo. Io comprendo che il sindaco abbia detto non c'è alcun problema, è tutto sotto controllo, ma sinceramente bisognerebbe contestare questa politica di immigrazione che non ha uno scopo. E ho sentito le parole pronunciate da Giandomenico come portavoce della Lega territoriale e in gran parte sono condivisibili, perché giustamente c'è questa amarezza da parte dell'opinione pubblica, da una parte perché lasciata sola, non dal sindaco e dall'amministrazione comunale, ma dalle istituzioni sovraordinate, tra cui la Regione, per non parlare poi del Ministero e del Governo nazionale, che sicuramente non ci pensano nemmeno. Il problema c'è, dobbiamo affrontarlo e risolverlo nel migliore dei modi.
Sono 4 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati dai tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. 3 pazienti sono residenti in provincia di Chieti, mentre per il 4 non è stata comunicata la residenza. All'interno dei reparti Covid ci sono 14 pazienti, numero invariato rispetto a ieri, di cui uno in terapia intensiva. Altre 94 persone, più 2 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Resta fermo a 472 il computo dei pazienti deceduti da inizio emergenza, 2.792 sono i dimessi o guariti, in aumento di 2 unità rispetto a ieri, mentre 2.775 persone sono risultate negative a 2 tamponi consecutivi. Dunque gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi guariti e dei deceduti, sono 109, con un aumento di 2 unità rispetto a ieri. In Abruzzo dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 3.373 casi positivi al Covid-19. Andiamo avanti e cambiamo pagina. Da ipotesi sembra ormai pista consolidata quella della droga. Alla base del decesso di Alessandro Di Nino, il fascicolo aperto dalla Procura di Pescara resta contro ignoti, ma si indaga per capire chi abbia ceduto la droga al 21enne pescarese. Il servizio di Alfredo Primante. Prende sempre più corpo l'ipotesi che a causare la morte di Alessandro Di Nino sabato scorso sia stata una dose eccessiva di stupefacente, molto probabilmente cocaina. L'esame autoptico eseguito ieri mattina dall'anatomopatologo Ildo Polidoro all'interno dell'ospedale di Pescara dovrebbe dare la certezza definitiva, una volta che sarà arrivato il risultato dell'esame tossicologico e che dunque sarà redatta la perizia tra 60 giorni. Ma nonostante un primo tassello sembra essere stato messo a posto, il mosaico delle ultime ore del 21enne resta ancora incompleto. Cosa sia accaduto nella notte fra venerdì e sabato scorso all'interno della camera d'albergo dell'hotel Holiday sulla riviera sud di Pescara resta ancora un giallo. Il fascicolo aperto dalla procura adriatica per morte in conseguenza di altro reato è a carico di ignoti, mentre i carabinieri di Pescara stanno lavorando per ricostruire le ultime ore del ragazzo, prima che attorno alle 6 del mattino l'amico romano desse l'allarme facendo intervenire il portiere dell'albergo, non essendo riuscito, questo è il suo racconto, a rientrare in camera dopo essere uscito a comprare le sigarette. Quello che è certo, e lo ha confermato anche l'avvocato della famiglia di Nino, Edgardo Ionata, è che il ragazzo non è morto per le ferite riportate agli arti inferiori e per le quali è stato ricoverato in ospedale prima di entrare in rianimazione, dove è poi spirato. Avvolto nel mistero al momento anche l'SMS inviato da Alessandro al papà da un numero di cellulare che però non è quello del ragazzo. Se alla base del decesso c'è un'overdose, chi ha ceduto la droga al ragazzo e perché si trovava in una camera d'albergo a qualche chilometro da casa? Tutte domande a cui gli investigatori stanno cercando risposte, così come risposte le attende la famiglia, che intanto nel pomeriggio darà l'ultimo saluto ad Alessandro nella chiesa del Rione Alcione alle ore 17, dopo che ieri, al termine dell'autopsia, la procura ha autorizzato la restituzione della salma ai familiari per consentire di celebrare il funerale. Manifestazione questa mattina a Pescara da parte dei dipendenti delle cliniche private che attendono il rinnovo del contratto da ormai troppi anni. Il servizio di Giuseppe Dintino. Vogliamo il contratto! 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 Ci chiamavano eroi e adesso ci calpestano. Tornano in piazza gli operatori sanitari e lo fanno a Pescara, davanti alla sede dell'assessorato regionale alla sanità, animando la protesta che si sta svolgendo a livello nazionale. Tra i manifestanti dipendenti delle cliniche private. Siamo senza contratto da oltre 10 anni, le parole dei lavoratori. Nel mirino i grandi magnati delle cliniche e le associazioni dell'ospedalità privata e degli istituti sociosanitari. Ari, se AIOP non ci sentono, perché sostengono che alcune regioni non vogliono compartecipare alla spesa per il rinnovo contrattuale. È un fatto che a noi non ci sta bene. È una di queste regioni l'Abruzzo? Sì, però ecco, io so
per altri canali, perché facciamo continuamente riunioni con la regione, che la regione sta cercando questi fondi. Manca solo ed esclusivamente la sottoscrizione fisica di questo contratto per dare risposte ai lavoratori della sanità privata Aiope Aris, che aspettano da 14 anni risposte di parificazione con i lavoratori del pubblico impiego, sia dal punto di vista dei diritti che dal punto di vista del salario. Non è semplicemente e banalmente colpa della politica, è semplicemente colpa di qualcuno che non ritiene di dare garanzia agli accordi che abbiamo deciso e sottoscritto. Si sentono presi in giro coloro che si occupano di curare la comunità. La sanità infatti diviene spot propagandistico quando c'è da elogiare pubblicamente lo sforzo degli operatori in una situazione come questa della pandemia. Ma appena si spengono i riflettori, i lavoratori vengono abbandonati alla loro precarietà. È anche per questo che i sindacati attaccano pure la politica. Noi da eroi siamo passati a nullità, a essere di peso su tutto lo scenario politico italiano. E dal 2004 non riceviamo un euro di aumento contrattuale, e ci sono anche i centri di riabilitazione che dal 2008 non ricevono nulla, quindi è un mondo molto complesso. Sono 14 anni che non abbiamo il rinnovo contrattuale, ma come potete vedere l'onorevole Verì è il presidente romano, perché mi dicono che di Roma, non è neanche abruzzese, probabilmente stanno al mare, mentre noi infermieri, dopo aver fatto il turno di notte, siamo qui a manifestare. Oltre 12.000 domande di cassa integrazione ordinaria per un totale di 92.858 lavoratori interessati, 3.228 domande di accesso al FIS, il fondo di integrazione salariale, per un totale di 43.078 lavoratori, 12.148 domande di CIG in deroga per 28.954 lavoratori. Sono i dati per l'Abruzzo aggiornati al 4 giugno 2020 relativi alle prestazioni a supporto delle attività produttive erogate dal l'INPS per l'emergenza coronavirus. I dati sono contenuti nel report dell'Osservatorio regionale dell'Istituto relativo al primo quadrimestre del 2020. E a pochi giorni dalla sua nomina, il manager dell'ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi, ha visitato il presidio ospedaliero San Massimo di Penne. Durante l'incontro sono stati confermati i lavori di riqualificazione dello stabile e l'assunzione di nuovi medici. Intanto il reparto di otorinolaringoiatria resterà operativo a pieno ritmo anche durante le vacanze estive. Il servizio è di Stefano Recanati. Prima visita ufficiale del neo manager della ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi, presso il presidio ospedaliero San Massimo di Penne, dove ha incontrato una delegazione di operatori sanitari e amministratori locali, tra cui il sindaco Mario Semproni e l'assessore comunale con delega alla sanità Pina Tulli. Ad accompagnare Ciamponi in questa prima visita a Penne, l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì e il direttore del Dipartimento Sanità Claudio Damario. L'obiettivo della regione Abruzzo, ormai dichiarato più volte negli ultimi mesi, soprattutto quelli post-Covid, è quello di rilanciare in maniera definitiva il presidio ospedaliero Vestino, partendo dalla riqualificazione dell'immobile in via Battaglioni Alpini, dove a breve sarà approvato il progetto definitivo, per poi passare alla gara d'appalto finanziato con 12 milioni di euro e nello stesso tempo favorire l'assunzione di nuovo personale vista la forte carenza di medici. La svolta cruciale per il San Massimo però arriverà dopo la validazione da parte del tavolo di monitoraggio nazionale del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, per cui è attesa la nomina ad ospedale con sede di pronto soccorso H24, garantendo così un ruolo strategico all'interno della stessa ASL di Pescara. Abbiamo attivato le procedure per assumere i medici e nominato il nuovo direttore sanitario di presidio, ha dichiarato Nicoletta Verì. Vogliamo che Penne abbia un ruolo strategico nella rete sanitaria regionale, con alcune eccellenze già riconosciute come gastroenterologia. Inoltre, ha aggiunto, a breve partiranno i lavori di ristrutturazione del reparto di dialisi. Dunque, sembra essere stato positivo il primo impatto di Vincenzo Ciamponi a Penne, il quale ha già annunciato la volontà di rincontrarsi per continuare a risolvere le problematiche che attanagliano il San Massimo. Intanto, dopo il ripristino degli interventi presso il reparto di ortopedia e traumatologia a cura del dottor Palmieri, buone notizie arrivano dall'unità semplice dipartimentale di otorinolaringoiatria, dove dal 2019 opera il dottor Francesco Berni, che resterà operativa a pieno ritmo anche durante le vacanze estive, quando per la fine di luglio si conteranno oltre 100 interventi chirurgici eseguiti, nonostante il blocco delle sale operatorie per 3 mesi causa Covid-19. Tutto ciò sta a significare che dal momento della riapertura si è recuperato molto sulle liste d'attesa della parte interventistica, come per le visite specialistiche.
La Giunta Comunale di Chieti ha approvato la delibera di indirizzo con la quale verranno affidati in gestione nuovi impianti sportivi cittadini per permettere alle società di usufruire dei finanziamenti statali e regionali. Lo ha reso noto il sindaco Umberto Di Primio. La selezione verrà effettuata in base alla presentazione dei progetti di cui saranno valutati i profili economici e tecnici e in fase istruttoria sarà data priorità alle istanze presentate da enti e federazioni sportive nazionali. L'affidamento riguarderà gli impianti Sant'Anna, Pala Colle dell'Ara, Pala Santa Filomena, San Martino, i bocciodromi Piana Vincolato e Colle dell'Ara, l'impianto di baseball Santa Filomena, la palestra Piana Vincolato e il campo di calcio Guido Angelini. Per i lavori di manutenzione ordinaria del manto erboso dello stadio Angelini sono stati stanziati 10.000 euro. A febbraio scorso erano stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria del rettangolo di gioco, ma l'improvvisa chiusura dell'impianto a causa del Covid-19 non aveva consentito al Comune di assegnare l'impianto sportivo a società del territorio, così come l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria che saranno effettuati nei prossimi giorni. I consiglieri comunali del centro-sinistra pescarese hanno chiesto un consiglio straordinario per affrontare il tema scuola in vista del ritorno sui banchi del 14 settembre. Tra le questioni da affrontare quella dell'edilizia scolastica e quella del trasporto pubblico. Vediamo. Il 14 settembre si torna a scuola. Mai come quest'anno il ritorno sui banchi accende il dibattito politico. Lo scontro è aspro, sia a livello nazionale che locale, su come garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico. Il centrosinistra pescarese ha indetto un consiglio comunale straordinario che si terrà il 4 agosto all'Ex Aurum. Per verificare a che punto siamo sull'edilizia scolastica, sui trasporti scolastici e sulla refezione, ma soprattutto per aprirci alla cittadinanza, alle altre istituzioni, quindi dirigenti scolastici e alle associazioni e ai genitori, quindi a tutta quanta la comunità scolastica. Il Consiglio e soprattutto insomma, la Giunta e il Sindaco non possono prendere delle decisioni chiusi nel Palazzo. La cosa peggiore che ho ascoltato è appunto il creare delle aule all'interno delle palestre e togliere uno spazio davvero utile per l'attività educativa. E quello che mi ha stupito nel vedere la variazione di bilancio è stato il togliere tutti quanti i fondi previsti dall'ordinaria amministrazione sulla manutenzione scolastica. Sono stati tolti questi fondi perché c'era la certezza dei fondi ministeriali, senza appunto considerare che questi fondi ministeriali erano in più ed erano soprattutto mirati all'adeguamento di nuove strutture, quindi non all'adeguamento delle strutture esistenti. Qualche settimana fa era montata la protesta dei sindaci contro il governo. Scaricano tutta la responsabilità su enti locali e istituti scolastici. Questa l'accusa da parte di alcuni primi cittadini. Sicuramente hanno più responsabilità, ma perché hanno la possibilità di amministrare direttamente i fondi. Quindi non ci sono più passaggi. I fondi dal Ministero sono arrivati direttamente al nostro sindaco, quindi direttamente ai sindaci. I sindaci hanno la possibilità di utilizzarli. Ovviamente devono assumersi delle responsabilità tenendo presenti le reali necessità del territorio. Di fondamentale importanza per quanto riguarda la riapertura delle scuole, il tema del trasporto pubblico. Tra le proposte di Tua, quella di istituire corsie preferenziali per i bus, come ad esempio la cosiddetta strada parco a Pescara. Il centrosinistra rivendica la mozione sul traffico bocciata dal Consiglio Comunale. Avevamo presentato una mozione che portasse insomma l'impegno da parte del Sindaco e della Giunta di creare un piano traffico ovviamente in relazione al PUMS che abbiamo attivo e che è stato avviato dalla precedente amministrazione. Allora, la bocciatura di questa mozione dice tanto e mette ancora di più in evidenza delle contraddizioni che sono interne alla maggioranza. Ondata di caldo africano con temperature fino a 40 gradi, 10 le città con bollino rosso per venerdì 31 luglio, secondo il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore aggiornato a oggi. L'allerta scatta a Roma, Bologna, Torino, Firenze, Campobasso, Pescara, Rieti, Frosinone, Bolzano e Perugia. Per queste ultime due città bollino rosso anche oggi. La prossima settimana torneranno i temporali al centro-nord, anche forti. Questa configurazione meteorologica
patologica può determinare condizioni generali di disagio, in particolare nei soggetti più fragili come gli anziani, le persone con problemi di salute o i bambini molto piccoli, che possono avere conseguenze negative sulla salute. Ed ora lo sport. Sarà il Marcantonio Bentegodi lo stadio dei 90 minuti più importanti della recente storia del Pescara. Stavolta l'avversario sarà il Chievo, ma in una città, Verona, che ha incrociato molto spesso i destini del Delfino, come ammette anche il presidente Daniele Sebastiani. Ascoltiamolo. Siamo stati per tanto tempo fuori dalla mischia, ci siamo entrati nelle ultime due partite e magari oggi negli ultimi minuti possiamo veramente tornare ad essere giudici del nostro destino, però bisogna andare a Verona e fare una partita importante per fare questo, altrimenti saremo comunque con i problemi. Fuori di dubbio che venerdì prossimo contro la formazione Clivense occorrerà un altro Pescara rispetto a quello visto questa sera con il Livorno. Sì, però questa della partita con Livorno fa poco testo, perché noi credo che abbiamo preso questa partita, io l'ho detto all'inizio, prima di cominciare, ho detto a tutti i ragazzi, grande concentrazione, perché intanto non ci regala niente nessuno e poi soprattutto non guardiamo che questi magari sono con tanti ragazzi, perché quella è la cosa più difficile, perché questi ragazzi vogliono mettersi in mostra, vogliono giocare, vogliono far vedere il loro valore e noi invece magari siamo lì che aspettiamo il momento per fare gol e in questo campionato non si può aspettare nessuno, in questo campionato bisogna essere dei killer veramente, perché se non si ha il coltello tra i denti si rischia di perdere con chiunque. Ho detto che è troppo importante per questa città, per i tifosi, per noi in primis, per la dignità di ognuno di noi, perché una squadra come questa che deve lottare per non retrocedere all'ultima giornata di campionato, secondo me è veramente un grande peccato, perché se è vero come è vero che i miei giocatori ritengono di essere giocatori forti, adesso bisogna tirare fuori le palle e dimostrarlo. Successo a Cittadella l'avevo proprio scritto, perché per me Cittadella o era proprio in crisi totale oppure doveva vincere. La bestia nera del Pescara, tra l'altro. La bestia nera nostra. E per quanto riguarda il Trapani, io l'ho detto prima della partita a un mio amico che era con me, ho detto oggi il Trapani fa risultato anche a Perugia, perché il Trapani ci mette quello che dicevo prima. Io credo che, senza nulla togliere ai giocatori del Trapani, ma credo che se uno avesse visto la lista del Perugia e la lista del Trapani, il risultato sulla carta doveva essere scontato, invece nella realtà in Serie B non è scontato nulla se entri in campo e dai sempre il massimo di quello che puoi dare. Purtroppo questa è Verona per noi è sempre nel nostro destino. Se vi ricordate dove è stato nel primo playoff che ci ha riportato in Serie B. Gran gol di Ganci. Gran gol di Ganci, sono state tante belle partite in Serie B, adesso ci tocca il Chievo e ci ritocca incontrare lo stesso mister, speriamo che magari la fortuna questa volta sia dalla nostra parte. Scendiamo in Serie C, la rincorsa alla salvezza in B condizionerà anche gli equilibri dei prossimi gironi di Lega Pro, a cui guarda il Teramo, che con l'eventuale retrocessione delle tre squadre meridionali potrebbe tornare nel raggruppamento B. Il servizio di Jacopo Forcella. La lunga volata a salvezza in Serie B condiziona gli equilibri anche per i prossimi raggruppamenti di Lega Pro. Ed è anche a questo che guarda il Teramo inserito nella stagione appena conclusa nel girone meridionale, ma che in fondo spera di tornare nel B, quello centro orientale. Perché se il Livorno è matematicamente retrocesso ma andrà nel raggruppamento A, e su questo non ci sono dubbi, gli incastri mettono a serio rischio le posizioni di altre 5 formazioni nella cadetteria. Quelle che classifica la mano stanno meglio sembrano quelle che in teoria dovrebbero, in caso di catastrofe, andare proprio nel girone B, e sono Pescara e Perugia, mentre quelle maggiormente traballanti andrebbero nel raggruppamento meridionale e sono Trapani, Cosenza e Juve Stabia. La giornata conclusiva di venerdì darà quasi tutte le risposte definitive, perché lo scenario completo ci sarà soltanto la sera della vigilia di Ferragosto, quando si concluderà ufficialmente la stagione cadetta con la gara di ritorno dei playout. Il diavolo in fondo fa il tifo perché le meridionali finiscano in quella Lega Pro che con il ritorno
eventuale di Trapani, Cosenza e Juve Stabia avrebbe già un girone C completo senza bisogno di inserimento dei biancorossi, che a quel punto finirebbero ipso facto nel B. Ma nel frattempo continua la trattativa con i giocatori per cercare una quadra rispetto al versamento obbligatorio delle mensilità che fanno riferimento al periodo di stop delle attività sportive. Molte, quasi tutte, hanno trovato la soluzione in corso d'opera, mentre a Teramo ci sono ancora contatti tra la dirigenza e i tesserati. C'è tempo fino al 5 agosto. Discorso questo incastrato ad un mercato ancora fermo, perché se qualcuno non esce, nessuno può entrare. Facendo riferimento anche alle nuove norme che impongono organici ridotti, liste ben definite e ricche di componenti giovani. Di rientro ci sono anche 3 prestiti, quelli di Pinsauti, Ciancio e Martignago. La sensazione è che se il diavolo non riuscirà a fare le uscite che vorrebbe e si troverà di conseguenza nella situazione di non poter procedere al grande colpo, qualcuno di questi potrebbe avere una seconda possibilità. Per Pinsauti si tratterebbe di fatto della prima, perché è arrivato dal Pontedera in estate, sempre in estate ha fatto subito le valigie a destinazione Novara. Le uscite dovranno prevedere il fatto che i giovani, i più interessanti dell'organico, servono non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quello regolamentare. Quindi privarsi oggi di uno tra Santoro, Viero o Piacentini significherebbe dover tornare sul mercato per uno o più sostituti, strada dunque assolutamente impraticabile. Per questo il lavoro, in questo caldo fine luglio, sarà lungo e laborioso. Scendiamo tra i dilettanti, sarà Erminio Rullo l'allenatore dell'Avezzano nella prossima stagione, scelta caduta sull'ex Olimpia Agnonese dopo l'addio ad Alessandro Del Grosso di qualche giorno fa. Ascoltiamo le parole di Rullo e anche del presidente Paris, che spiega le motivazioni del ribaltone in panchina. Vediamo. Viene subito dopo una situazione un po' antipatica, Del Grosso che è durato praticamente pochissimo, non ha neanche iniziato. Ecco, che ambiente ha trovato e che ambiente spera di cambiare eventualmente? Come si è parlato e come sappiamo, no? con i tifosi c'è qualche frizione con la società. Io con lo staff dobbiamo cercare in tutti i modi di far parlare il campo, perché il campo poi avvicina la gente, il campo dà serenità e sistema tutte le cose, quindi noi dobbiamo solo pensare a lavorare e cercare di portare i tifosi al campo come sono abituati in questa piazza. Quando pensa di incominciare la preparazione? Dopo Ferragosto penso inizieremo, adesso è data precisa, stiamo ancora parlando con il prof, con la società e vedremo verso il 20. L'organico, quello che trova, non è assolutamente sufficiente? No, ne abbiamo già parlato con la società, qualcosina andremo a modificare degli acquisti che sono stati fatti. Non per le qualità dei giocatori, ma per il mio modo di fare calcio, perché sono giocatori importanti per l'eccellenza, però magari cambiando allenatore, e siccome siamo ancora in tempo, magari direi cambiare qualcosa per fare una squadra idonea al mio modo di giocare. Dicono che Rullo abbia un carattere molto forte, e quindi si scontrerà anche con le idee del presidente magari qualche volta? Spero di scontrarmi il meno possibile, perché vuol dire che le cose vanno bene, no? Però nel mio lavoro, nel campo, credo in quello che faccio, quindi ho un'idea e vado avanti per quell'idea. Poi è chiaro che scontrarsi con il presidente fa parte della quotidianità, no? Quindi ci sarà anche quello. La scelta è nata perché la rosa che si stava costruendo non mi piaceva, io non avendo più il tempo di prima per dedicarmi alla costruzione e a seguire il calciomercato, avevo necessità di chi in pochi secondi, sentendo il mio credo, riuscisse a trasformarlo in giocatori in grado di cambiare il corso di una partita e quindi ecco, essere giocatori da Avezzano Calcio. Il budget è importante, l'ho sempre detto. Lo ripeto, 25 in eccellenza e 35 in Serie D, credo che poche società post-Covid si possano permettere di avere un budget del genere. Senti, Del Grosso in occasione dell'ultima intervista ha detto al sottoscritto che non accettava ingerenze del Presidente nella costruzione della squadra. Cosa risponde? È un'accusa diciamo abbastanza pesante. Ma le ingerenze non ci sono state da parte mia, io ho visto la squadra come veniva costruita e non mi piaceva. Quindi c'era questa precisa volontà anche insieme al direttore Paciarella che le cose non stessero andando nella direzione che volevamo, sia io che Paciarella, e quindi non potendomi confrontare come volevo io con la guida tecnica, ho scelto un altro allenatore, perché sono convinto che mister Rullo possa fare al caso dell'Avezzano Calcio.
Tutti i servizi che avete visto sono consultabili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Il TG6 invece torna con la terza edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.